Allora, tutti in questa breve review andremo a analizzare la carta di Jerome Boateng, un player che negli scorsi FIFA, è sempre stato uno dei migliori difensori centrali del gioco, vuoi per fisicità, qualche, penso 2-3 FIFA fa, forse facciamo anche 3-4, comunque aveva anche un'ottima velocità, insomma. Sempre stato top, ma andiamo a vedere la carta. 1,92 m, quindi uno di quegli armadi dietro che quando allungano la gamba non si passa. Due mosse abilità, non ci interessa. Work rate normale e normale vanno bene per un difensore centrale. Poi ben 4 di piede debole, cioè che vuol dire che ci si può permettere di fare i passaggi destra, sinistra, anche col piede debole, senza il terrore che sbagli. Guardate che belle stazze, 80 di accelerazione, 84 di velocità a scatto, per uno di 1,92 m, veramente molto rapido per essere un difensore centrale. Vabbè, stazze di tiro, abbiamo un 87 di potenza tiro buttato lì, ma lascio il tempo che trovo. I passaggi sono interessantissimi perché abbiamo 85 di visione, 85 di passaggio corto e ben 94 di passaggio lungo. Cioè con questo si possono fare i lanci. Clamoroso. Poi abbiamo 70 di agilità, 66 di equilibrio, che è nella media per un difensore centrale. Quindi possono sembrare bassi, ma vanno più che bene. Non credo che Virgil abbia molto più di sto Boateng di agilità ed equilibrio, però non ricordo. Poi ha addirittura 99 di reattività abbinato ad un 90 di controllo palla e 99 di freddezza, oltre che 82 di dribbling. Clamoroso, clamoroso. Stats anche in questo caso eccellenti. Vediamo difesa, 86 intercettazioni, 92 precisione test, 89 lettura difensiva, 94 contrasto in piedi e 93 scivolata. In più, 99 forza, 90 aggressività e 74 resistenza. 74 resistenza che è nella media per un difensore centrale. Ora, c'è poco da dire, per 300.000 crediti, se avete la possibilità di ibridarlo di ibridarlo nella vostra squadra, magari con un Manuel Neuer o qualcun altro, io direi che questo va sbloccato assolutamente, perché con 300.000 crediti circa, almeno su Xbox quello è il prezzo, vi sbloccate un difensore che a mio avviso non ha nulla da invidiare a Virgil base. Ovviamente per me David Luiz resta superiore, però lo dobbiamo provare. Più tardi lo proverò su un altro account e poi vi darò maggiori feedback in live. Comunque, guardando le stats in game, direi che è un giocatore assolutamente top, consigliatissimo. Quindi, grazie a tutti per aver visto questa breve review. Alla prossima!